fai questo, ti troverai in un punto di maggior vantaggio quando ti relazionerai in futuro con gli altri. Tutti hanno una prospettiva, una percezione differente. E renderti conto, prendere consapevolezza di questo concetto, ti metterà in un punto di maggior vantaggio nelle tue relazioni con gli altri. Fai attenzione. La percezione è la realtà. La mia percezione è la mia realtà. La tua percezione è la tua realtà. Pensaci. Quando ci relazioniamo con gli altri, ci mettiamo molto spesso sulla difensiva, cerchiamo di difenderci e di difendere la nostra prospettiva, il nostro punto di vista. E quello che voglio condividere, e quello che vorrei farti capire, concepire, prendere coscienza, è che tutti hanno un punto di vista che può essere differente dal tuo. Tutti vediamo, sentiamo e percepiamo il mondo in maniera differente. Ad esempio, Giacomo si è offeso per quello che gli hai detto. Oppure, la tua amica se l'è presa per il modo in cui l'hai guardata. E anche se l'intenzione dello sguardo non è stato malinteso, non era tua intenzione guardarla in quella maniera, o non era in tua intenzione offendere Giacomo, per Giacomo e per la tua amica quella cosa esiste. Si sono offesi, se la sono presa. Ma il fatto è che la percezione è la realtà e non possiamo far finta di niente, non possiamo far finta che non esiste, perché esiste. Esiste per la tua amica, esiste per Giacomo, esiste per il tuo vicino. A volte, quando diciamo, ci comportiamo in un certo modo o diciamo qualcosa, non sempre viene preso nel modo in cui intendiamo. Questo perché la percezione è differente e la percezione è la nostra realtà. Non difendere, non giustificarti, non attaccare, ma cerca di capire il punto di vista dell'altro. Cerca di capire la percezione dell'altro. Perché la percezione sua è la sua realtà, come la percezione mia è la mia realtà. Solo prendine coscienza e capisci che ci sono delle differenze, che siamo tutti differenti e siamo tutti unici. Quando due persone guardano ad una stessa cosa, possono percepirla in maniera differente. Questo perché? Perché ognuno di noi ha dei filtri interni. Noi filtriamo l'informazione a seconda delle nostre esperienze, dei nostri credi, di ciò che ci è stato detto che è giusto o sbagliato. Nell'EFT si parla delle scritte sui muri. Ci viene insegnato che è come se vivessimo in una stanza e su questa stanza, che è la nostra realtà, la nostra percezione di vita,
ci fossero delle scritte sui muri, ossia i nostri credi, le nostre esperienze, quello che la mamma ci ha detto, quello che la religione ci ha detto, quello che la maestra ci ha detto, i nostri sì, i nostri no, i nostri comportamenti, i nostri atteggiamenti. E le mie scritte sui muri, i miei filtri interni, sono differenti dai filtri tuoi, dai filtri dei tuoi genitori, dei tuoi nonni, dei tuoi vicini. Ed ecco perché quando, non solo quando due persone vedono la stessa cosa, la possono intendere in maniera differente, anche quando si ascoltano dei video, si leggono dei libri, degli articoli, si analizzano degli studi, dipendentemente da chi lo analizza e chi rigurgita l'informazione, l'informazione cambia e viene data in modo differente. Questo perché passa attraverso dei filtri interni. E va bene così. E questo cambio di dati è un fatto. La prospettiva, la percezione è la realtà. Pensaci. E i nostri filtri, le nostre scritte sui muri formano la nostra percezione di realtà, la nostra vita, il nostro mondo. È il nostro unico punto di vista. Riconoscendo questo concetto, accettando che tutti hanno un punto di vista differente, che tutti sono diversi, che tutti sono unici, e cercando di mettersi o di riconoscere, di accettare il punto di vista dell'altro, questo ti mette in un punto di maggior vantaggio. Pensaci, sarai meno giudicante, sarai meno severo, meno duro con gli altri e che infine sarai anche meno duro con te stesso. Essere meno giudicante e non doverti difendere e difendere il punto di vista tuo o quello degli altri ogni giorno, ogni secondo della tua vita, ti darà un sacco di energia, ti farà, ti darà calma, ti darà serenità, abbassa lo stress, ti fa bene. Riconosci ed accetta, prendi coscienza che tutti hanno un punto di vista differente e che può essere molto differente dal tuo, perché tutti hanno dei filtri interni differenti, hanno delle scritte sui muri differenti. E onestamente non c'è un giusto e un sbagliato. Ci sono delle differenze, ci sono delle unicità. Tu puoi pensare che il tuo punto di vista sia giusto, ma è qui che ti sbagli. E questo è un tuo limite. Tutti hanno un punto di vista differente e la loro percezione è la loro realtà, come la tua percezione è la tua realtà. Quando fai tuo questo concetto e lo senti, lo capisci, lo accetti e impari ad accettare, capire gli altri, ti troverai in un punto di vantaggio, perché non dovrai più arrabbiarti, non dovrai più sgridare. Non dovrai più essere severo, non dovrai più agitarti, non dovrai più sentire questa ansia, questa difesa, questa protezione.
potrai finalmente rilassarti e goderti il momento e la relazione sociale. Tutti abbiamo un punto di vista differente. Ed è la cosa più bella del mondo.